euroregione.news. Tragedia sul Natisone, un mesto via vai di parenti, amici e persone comuni per un ultimo saluto alle due ragazze, Patrizia Cormos, 20 anni, e Bianca Doros, 23 anni, annegate tra i flutti del fiume Natisone, ricomposte nella camera ardente allestita a Udine prima del loro trasferimento in Romania per le esequie e l'inumazione. Del ragazzo Christian Casian Molnar, 25 anni, che in quel tragico momento era con loro, con le due ragazze, ancora nessuna traccia. Anche il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha voluto rendere omaggio alle salme dichiarando la sua vicinanza e quella di tutta la giunta ai familiari delle vittime. Una delle ragazze, allieva dell'Accademia di Belle Arti di Udine, aveva appena superato un test, uno dei motivi che hanno portato i ragazzi a festeggiare con degli scatti fotografici nel greto del fiume Natisone, e da lì non sono più tornati. Se noi facciamo la somma, sono 67 anni in tre, sì. che è una cosa terribile. Poi per persone come me che vivono l'ambiente accademico, ci rendiamo conto che erano all'inizio della loro vita, all'inizio del loro percorso anche di lavorativo, vedere che poi una bravissima studentessa che si applicava, che aveva ottenuto e stava ottenendo dei risultati molto buoni anche sotto il profilo dello studio, improvvisamente tu la perdi, è un dolore che, come dico sempre, ti strappa il cuore dal petto, insomma. Del momento del dolore e della vicinanza, ma successivamente dovrà esserci anche quello della riflessione e della verifica per capire se veramente tutto è stato fatto per salvarli e quali sbavature più o meno gravi ci possano essere state nella macchina dei soccorsi. Sarà la magistratura a fornire risposte a diversi quesiti aperti.